Ok, eccoci arrivati al secondo tentativo di impasto con la nostra bella Emilia. Faremo gli stessi identici ingredienti di ieri con un'unica piccola differenza, quindi sempre un 75%, abbiamo messo già la farina e l'acqua. L'unica differenza, qua mettiamo anche il nostro bravo lievito naturale liquido, 100% di idratazione, 80 grammi, li troverete tutte le dosi nella descrizione, quindi verificate, trovate tutto là dentro. Voglio essere preciso fino al milligrammo, inutilmente preciso. Allora, una volta fatto questo, infiliamo anche tutti gli ingredienti insieme come le altre volte, e quindi anche il nostro, questo è il sale, 14 grammi, lo zucchero, 14 grammi, il lievito di birra compresso, oh mio Dio, non insieme al sale, non insieme allo zucchero, non insieme, no, che potrebbero succedere cose orribili, orribili. Vabbè, allora, questo è, adesso io parto, velocità minima per tipo 10 secondi finché la farina non viene bagnata tutta dall'acqua ed evita di schizzare dappertutto, dopodiché attacco a palla e lascio attaccata a palla per 8-9 minuti, quello che servirà, vedremo. Questa è una farina diversa, ecco, questo va detto, diversa dall'altro test. Questa è la Polselli Zero, si chiama Zero nel senso non di abburrattamento ma di zero aggiunte, quindi tutto naturale, senza glutine aggiunto, senza miglioratori, senza qualunque, non so, vitamina C, qualunque cosa voi possiate immaginare, non c'è, è soltanto grano purissimo e per questo si chiama Zero. Ok, allora avviamo a velocità minima 10 secondi, quando tenete presente che questa farina ha un W pari a 2,80, quindi ha un 60 punti più basso rispetto a quello della Polselli che usavamo ieri, della Super. Ecco che è partita, bassa velocità, la farina risulta tutta bagnata, ovviamente ce n'è ancora sotto un pochino, vedete, non so se lo riuscite a vedere, ma comunque qua sotto, no, adesso è tutta bagnata, adesso a palla e poi ci si rivede fra 8-9 minuti. Le prime pallide vaghe piatte del bordo di pulito,
piastre sulle pareti si fanno più ampi, quindi la pulizia comincia ad agire. Provate a immaginare che una bella autolisi iniziale, quanto si avvierebbe ulteriormente, scenderemmo a 5-6 minuti, veramente una favola, è una favola. E adesso c'è da tenere conto di quel che accade nella parte più bassa della ciotola, dove effettivamente resta ancora una parte di impasto sotto forma di diciamo crema che non riesce a essere assunto dall'impastatrice. Quindi vedete che invece questa parte si riduce sempre di più, un diametro sempre più esiguo, e poi nell'arco di un paio di minuti si asciuga anche quella. Sta andando tutto e meglio non si può. Circa 5 minuti, vedete la ciotola è sempre più pulita, guardate bene come stanno, sono pulite le pareti, quasi vedo meglio, guardate, rimangono solo delle piccole striature, il fondo ormai rimane una zona sempre più ridotta, poi nell'arco di un minutino scarso dovrebbe scomparire. Zona di 7-8 cm che resta ancora sotto attaccata, però via via la riducendo, adesso saremo a 5, adesso a 3, sempre più asciutta, adesso il fondo, e poi saremo anche staccata, vedete? Non c'è più, quindi lavoro più da lì prima. Torniamo alla macchina, il lavoro è finito. Quanto ci avremmo messo? 6 minuti più o meno, adesso controllerete voi, magari prenderete i tempi con il cronometro, ma circa 6 minuti. E questa è una Polselli Zero, che è una gran farina, devo dire la verità, ha anche un ottimo assorbimento, quindi sicuramente gioco avvantaggiato, chiaramente. Però resta comunque un risultato ragguardevolissimo, perché una 280 che incorda un 75% in 6 minuti, insomma, secondo me è una cosa spettacolare. Va bene, adesso come al solito procederò ogni un minuto circa con, guardate, questi che io chiamo rigeneri in vasca, ventilazioni, chiamatele come volete, in cui la macchina, vedete, si riprende a velocità bassa, si riprende tutto l'impasto, poi possiamo provare a vedere, sollevarla, ed ecco che vedete, non è male, è già bello incordato bene, una bella realtà. Quindi ora prendiamo un tarocchino, anzi in questo caso prendiamo una marisa, una leccapentole, diamo una pulitina molto superficiale, insomma, alla nostra bella foglia. Vedete che l'impasto comincia a mostrare anche una certa resistenza. Oh, vedete che non lo potete sentire perché la sensazione sotto le dita non è facile da trasmettere alla telecamera, però in buona sostanza ancora l'impasto non è perfettamente incordato, si sente che ha una resistenza solo parziale sotto la marisa quando cerco di tagliarlo. Ora, a fine di fare queste ventilazioni, cioè ogni volta che io farò questi 2-3 giri per ritirare sull'impasto, succederanno due cose. Una, vedete, l'impasto acquisirà sempre più una superficie levigata, liscia, bella, e l'altra è che diventerà maggiore il suo grado di resistenza al taglio. Vedete, è abbastanza evidente che insomma è una robetta un po' più seria, non è ancora
considerevolissima, però è certamente più seria di inizio. E questo va ripetuto per 2, 3, 4 volte finché, secondo voi, a giudizio vostro, non avrà raggiunto un ottimo stato di incordatura. Guardate, dipende molto anche dai tempi che impiega per risalire sulla folla. Guardate, vedete come è veloce. Per rendere conto, sì, ci ha impiegato 5-10 giri, quanti ne avrà messo? È una sciocchezza. Ecco l'impasto di nuovo. E ogni volta che noi facciamo questo, gli conferiamo maggiore resistenza, quindi andiamo a migliorare lo stato di incortatura. Proviamo, ecco, già adesso io lo sento più soldo sotto al taglio, sotto la malisa, ma ancora non altrettanto forte come lo era stato per esempio nei giorni scorsi, ieri, la Polselli Super. Quindi adesso gli diamo uno o due giri ancora. Guardate, vedete che è ancora più veloce di prima, no? Ogni volta è un po' più efficace l'operazione di risalita. Eccolo qua, vedete, quasi non resta più nulla sulla parte bassa della ciotola. E questa evidentemente è qualcosa dovuta proprio allo stato di incordatura ottimale. Quindi siamo molto vicini al meglio. Guardate, resta pure più pulita la foglia, e questo è un altro indice di buona qualità dell'incordatura. Adesso abbassiamo ancora, altro giro. Secondo me non ci sono grandi miglioramenti fra l'ultima volta e questa, anzi questa forse è andata anche un po' meno bene. Quindi sapete che dobbiamo fare? Fermarci, vediamo un paio di minuti e poi le facciamo fare un altro giro e vedrete che allora sì, sarà completamente diversa. Quella fase di riposo, diciamo, stimolerà il glutine a formarsi spontaneamente all'interno dell'impasto. Quindi adesso stacchiamo tutta questa bella strisciatura e via. Ecco fatto. L'impasto per ora resta in sonno, lo lasciamo così, io metto in stand by la macchina, ci rivediamo fra, sono le 15.24, diciamo le 15.30, via, sono 5-6 minuti. A dopo. 75 fatto prima. Ho dato già un primo rigenero, adesso facciamo il secondo, lascia, sposta un po', okay. Oh, scusami, okay. Guardate che bello che viene, questo è palesemente un impasto meno consistente di quello fatto con la gialla lassù, perché è veramente una farina di grande forza rispetto a questa, che ha un bel po' di punti, 50 punti in meno, da 3,30 a 2,80, beh, 50 punti, però è una bella farina anche questa, no? Guardate che carino questo. Adesso finito, fra 3 ore questo si mangerà.